quelli che di voi sono stati isolati sanno quanto sia difficile uscire dalla, soprattutto dalla mia stanza, una volta che si è macellato, per cui questi 10 minuti di ritardo, diciamo, sono, non dico giustificati, ma comunque delle scuse. Mi è stato chiesto di fare una relazione riepilogativa, diciamo, la relazione riepilogativa su ciò che è avvenuto e su quella che è la situazione, ritengo sia pronastica. Voi sapete che c'era una situazione dell'ospedale San Cera a, diciamo così, dicembre del 2011, vi è stata poi una disposizione regionale che ha previsto il regolamento 10 in pratica, adottato con delibera consulta regionale, che ha previsto una drastica riduzione dei posti letto e delle relative specialità. Ve le ricordate tutti quanti, quindi voi avete chiesto di fare qui il conteggio, diciamo, del numero di quanti posti letto eravamo arrivati qui all'uscita. Vi sono state una serie di iniziative, io devo dire che, diciamo, hanno sortito effetti positivi, nel senso che molte istanze sono state ascoltate, alcune proposte dalla stessa direzione sono state esaminate, alcune cose sono state già messe in campo, tipo accorpamento di alcuni reparti, tra l'altro per verificare la, diciamo così, la bontà di alcune scelte che si andavano a fare. Mi riferisco per esempio all'aver cominciato ad accorpare tutti i reparti chirurgici in un unico reparto polispecialistico, perché, diciamo, questa poteva essere una soluzione alla soppressione di tutte le specialità chirurgiche col mantenimento soltanto del service, cioè della chirurgia ambulatoriale. Vi sono state una serie di riunioni, parte, diciamo, con i rappresentanti della comunità, parte, diciamo, di confronti con la direzione generale dell'ASL e l'assessorato, che hanno portato a certi risultati. Io devo dire che questo processo, diciamo così, di rimodulazione, chiamiamolo con un termine garbato, di rimodulazione dei posti letto di Lucera, è stato accompagnato anche da una serie di attività in direzione del territorio, in particolare dei comuni che fanno capo all'ambito di Lucera. Una delle richieste che abbiamo fatto all'assessore era proprio quella di evitare, come purtroppo è successo, diciamo, in altre occasioni, che diciamo così, prima si chiude e poi si comincia a pensare, diciamo, a quello che si deve fare dopo sul territorio. In questo, in parte, siamo stati ascoltati, in parte, diciamo, abbiamo adottato iniziative per fare in modo che, diciamo così, il territorio venisse rafforzato in relazione a quei bisogni di salute che praticamente venivano soddisfatti sostanzialmente dall'ospedale di Lucera, che potevano essere soddisfatti a livello territoriale, e quindi, diciamo, di qui è venuta questa, diciamo, idea di individuare dei punti, atteso che la specialistica ambulatoriale, mentre l'abbiamo detto in altre occasioni, lo ripeto qui, mettere uno specialista in ogni comune significava in ogni comune mettere un'ora di specialistica, che come insegnante serve a poco, perché, diciamo, i tempi sono estremamente risicati, sono ridotti. Abbiamo preferito individuare dei comuni, diciamo, di riferimento nei quali si potesse assicurare nell'arco della settimana per 6 ore la presenza di uno specialista ambulatoriale a rotazione, cioè in pratica, diciamo, abbiamo individuato 7-8 branche specialistiche che ruotano per 3 ore al giorno nei vari, in questi 4 comuni di cui il dottor Pica ha fatto riferimento. Abbiamo avviato anche delle altre iniziative, sapete, diciamo, di un'iniziativa che riguarda l'assistenza agli diabetici cronici, che è partita con, diciamo, la misurazione dell'emoglobina glicata, che, diciamo, si sta evolvendo in direzione di altre. Io proprio ieri, ve lo dico, è stato casuale, la verità, non l'ho fatto apposta, ma proprio ieri l'agenzia regionale mi ha dato una delibera con la quale sono stati assegnati 4 caregiver al territorio di Lucera. Caregiver sono degli infermieri specializzati che saranno formati a scuola dell'agenzia per la presa in carico proprio nei comuni, in questi comuni di riferimento, di pazienti cronici per accompagnarle, diciamo, in sinergia con i
medici di medicina generale i percorsi assistenziali. Ce l'hanno assegnato, io adesso la consegno, approfitto diciamo della formalità di questa seduta per consegnarla formalmente al dottor Pica, che oltre che essere il presidente del vostro consiglio è anche il direttore del distretto, che si deve preoccupare di individuare queste quattro figure che manderemo a formare e che presumibilmente in questi comuni, in questi stessi comuni dove abbiamo individuato diciamo questa specialistica, ma possiamo individuarle anche diciamo, dove vi è una maggiore concentrazione, dove vi è la possibilità di utilizzare più frequentemente, potranno fare, diciamo, potranno attuare questo percorso. Questo è testimonianza diciamo, dell'impegno non soltanto personale, anche di tutta diciamo, l'assessorato regionale a seguire questo processo, in pratica si vuole fare, chiamiamola così, anche su questo territorio, una sperimentazione volta a caricare il più possibile il territorio di contenuti diciamo di contenuti sanitari. I medici di medicina generale nei vostri comuni hanno ricevuto per esempio un carico, cioè un'apparecchiatura per la misurazione del patto cardiaco, per l'individuazione precoce dell'infarto, che è collegata direttamente alla centrale operativa che sta a Bari e alla centrale operativa del 118. Tutte queste iniziative sostanzialmente servono a fare in modo di, sicuramente io non uso il termine che è stato anche utilizzato, diciamo a compensare, perché non si tratta di compensare ciò che si va a deprivare all'ospedale rispetto a ciò che si va a mettere sul territorio. La politica diciamo, nazionale, regionale e quella che l'ASL, io stesso intendo perseguire, è quello di spostare quanto più possibile attività sul territorio per fare in modo che meno gente possibile vada in ospedale e soprattutto che meno gente possibile torni in ospedale. Tutto ciò che insieme possiamo fare diciamo, per attuare, per raggiungere questo obiettivo è ben fatto, senza nulla togliere con le problematiche diciamo, dell'ospedale di Lucera. Lo dicevo soltanto per diciamo, significare un percorso di accompagnamento diciamo, a queste decisioni che la Giunta regionale ha preso. Purtroppo, come si dice, Obama ha detto il meglio deve ancora arrivare. Purtroppo noi dobbiamo registrare che il peggio deve ancora venire, perché proprio oggi è stato pubblicato il nuovo decreto Balduzzi e sono altre lacrime e sangue sostanzialmente per tutta la sanità nazionale, che purtroppo si ricadranno anche sulla sanità diciamo regionale e locale, sia in termini, chiamiamoli così, di razionalizzazione, di ottimizzazione che saranno necessari dei servizi, sia in termini anche occupazionali, perché è prevista una drastica riduzione di ulteriori posti letto, questa volta in direzione soprattutto della sanità privata, che ci interessa sia perché è complemento giuridico anche della sanità pubblica, ma soprattutto perché si tratta di posti di lavoro che si perderanno, persone che rimarranno anche queste diciamo, senza occupazione e che quindi contribuiranno ad accrescere il disagio sociale di questi territori. In particolare per l'ospedale di Lucera, scusate questa premessa, ma la ritenevo doverosa per darvi anche un quadro complessivo della situazione. Che cosa ci portiamo a casa, anzi, che cosa speriamo, contiamo di portarci a casa a seguito di tutte queste, diciamo, delle trattative che ci sono state. L'indicazione regionale, quello che sostanzialmente così abbiamo posto come obiettivo che l'assessore si programma di portare in giunta regionale i risultati sia diciamo, delle consultazioni fatte, sia delle risultanze emerse dalla commissione consigliare sono, per quanto riguarda Lucera, il recupero della cardiologia con lo stiletto, con una, chiamiamola così, diciamo, assistenza intensiva, che significa, diciamo, io non lo voglio battezzare perché è un pronastico ed è inutile l'usore chiamare UTIC, perché l'UTIC diciamo, è una cosa molto più seria, molto più complessa anche dal punto di vista tecnico. Però parliamo di un'assistenza intensiva che può corroborare la cardiologia. Più utile invece ritengo i 10 posti letto che ci portiamo a casa, che sono diciamo, unici all'interno dell'ASL, almeno per la parte pubblica, di riabilitazione cardiologica, che quindi diciamo, possono essere
il complemento di un percorso anche qui, di assistenza in cardiologia, che può seguire per esempio la fase anche dell'assistenza intensiva. Io vi invito soltanto ad una riflessione, con l'occasione di questa parentesi. A differenza di ciò che è successo con la prima fase del piano di rientro, e non è cosa da poco, e mi auguro che cogliamo tutti quanti il senso di quello che sto dicendo, per l'ospedale di ricerca non si è proceduto ad una soppressione dell'ospedale, come è successo tanto per Torre Maggiore, per Marte San Marco e per Monte Sant'Anna, che hanno cessato la funzione di ospedale e sono divenuti presidi territoriali in fase di riconversione. Cioè questo in fase di riconversione. Per l'ospedale di Lucera parliamo di presso dell'ospedale, presso di Lucera dell'ospedale San Severino, che alcuni, anche giustamente, comprendo, vedono come una diminuzione del titolo di ospedale che merita questo nosocomio. Io vi invito a guardare l'aspetto dell'opportunità, perché se Lucera è il presso di San Severino, o se ci piace di più San Severino e Lucera sono pressi dell'unico complesso ospedaliero, questo può consentire di avviare e attuare percorsi assistenziali condivisi per la cardiologia. Per esempio, si può pensare a ricorrere a Lucera, un'assistenza intensiva a San Severino, una riabilitazione a Lucera. Si può pensare anche nel proseguo ad una flessibilità di utilizzazione di post letto che diminuisca, o che alleghi alcuni disagi che vengono a Lucera per la privazione di alcune specialità, di alcuni post letto. Per cui, dal punto di vista della cardiologia, si recupera rispetto al regolamento 10 gli 8 posti letto di cardiologia e 10 posti di riabilitazione cardiologica. Per le chirurgie è stata accettata la proposta che avevamo fatto, cioè quella di mantenere l'H24 sulle chirurgie, appunto con un reparto chirurgico polispecialistico, cioè in cui possano confluire diverse specialità chirurgiche che utilizzano ovviamente il monte dei posti letto a disposizione per attività in funzione del bisogno della programmazione che di questi viene fatta. Questa rimodulazione delle funzioni ospedaliere porta i posti letto complessivi da 65 a 90 sostanzialmente, perché sono 85 posti letto più 5 posti letto di assistenza di osservazione breve intensiva, cioè letti tecnici in ausilio assegnati al pronto soccorso, che servono sia per la parte dell'osservazione del pronto soccorso, possono essere utilizzati anche a supporto delle attività chirurgiche che vengono fatte. Dimenticavo alla medicina sono stati aggiunti 10 posti letto di oncologia, perché è una caratteristica in cui si è già distinta questo presidio ospedaliero, proprio dall'assistenza oncologica, sia dal punto di vista clinico che dal quello chirurgico. Quindi questo ci consente di mantenere questa identità all'interno del presidio e di percorsi assistenziali che possono essere condivisi tra i due presidi. Saprete anche che non c'entra niente con il piano, col piano di rientro, per motivi legati alla sicurezza della funzione, abbiamo soppresso dal 31 di ottobre le attività dell'ostetricia, lasciando in piedi soltanto la ginecologia sostanzialmente. Questo è derivato da una serie di fattori che sia la direzione sanitaria del presidio che gli stessi operatori hanno dovuto, non dico condividere, ma di cui hanno dovuto prendere atto, per cui siamo arrivati a questa decisione, che peraltro è contenuta anche in questa fase di rimodulazione della seconda fase del piano di rientro. Questo percorso, stiamo programmando, io mi auguro brevissimo,
di sostituirlo anche qui con una sperimentazione che facciamo per la prima volta nella nostra ASL di attuazione di quella che è una normativa nazionale dell'accompagnamento al parto, cioè praticamente sostituiamo l'ostetricia con la casa cosiddetta casa del parto, cioè il parto naturale, accompagnamento al parto naturale che può essere realizzato all'interno di questa, diciamo, della struttura. Stiamo già proprio stamattina intervistando con il dottor Scarano, ho invitato un primario che si è già attuato questo percorso in un'altra ASL a venire qui. Prenderemo visione dei locali, faremo un piccolo briefing per illustrare quali sono le tecniche e le metodiche che dobbiamo utilizzare. Mi auguro che nel giro di un tempo ragionevole, non dico né una settimana né un mese, in un tempo ragionevole riusciremo a, diciamo così, a mettere in piedi anche questa attività, che ovviamente è sola rispetto al piano di rientro, è un'attività, diciamo, l'iniziativa dell'azienda che utilizza una struttura già esistente, già attrezzata per una sperimentazione gestionale che la stessa normativa nazionale ci impone. Questo è un po' il quadro complessivo della situazione. L'ultima volta che ci siamo visti mi è stato chiesto di verificare se esistevano spazi di manovra ulteriori per poter, come dire, mutuare ulteriori costi. Purtroppo devo dire che spazi di manovra non ce ne sono, perché la posizione dell'assessorato, cioè tutte queste operazioni per l'assessorato devono avvenire a costi invariati, cioè queste implementazioni di costi letto che abbiamo fatto sono state fatte, diciamo così, a detrimento di costi letto di altre strutture ospedaliere che si sono viste diminuire qualche posto letto per poter, diciamo, lasciare su lucina queste attività. Credo che il sacrificio economico maggiore sia proprio dal punto di vista più tecnico delle chirurgie, perché sapete bene che dal punto di vista della dotazione organica avere un deservice in chirurgia comporta dei costi largamente inferiori a quello che è un reparto di chirurgia che deve lavorare a 24 in termini di anestesisti, tumori, per il privato e quant'altro. Però questo almeno, diciamo così, è passata questa linea ed è quella che potrà essere diciamo così, proposta dall'assessore. Vi è una condizione che io vi devo rappresentare, l'ho già rappresentata al sindaco, voi avete fatto un ricorso al TAR come altri comuni della regione. La condizione, tra virgolette, che la giunta possa approvare questo è ovviamente che il ricorso al TAR debba essere ritirato. Quello che ho chiesto all'amministrazione, capendo benissimo che, diciamo, siamo ancora nel gioco del dotto destro, della mancanza di fiducia conclamata in alcune, diciamo, in alcuni impegni presi, probabilmente all'assessorato basterebbe, può essere sufficiente, un impegno che nel momento in cui la giunta regionale dovesse approvare l'attuazione, così come l'abbiamo scelta, che l'ho appena illustrata, la giunta, io non so se il provvedimento è stato fatto di giunta di consiglio, è stato fatto di giunta, la giunta autorizza il sindaco a revocare ovviamente il ricorso, è stato fatto di consiglio, il consiglio autorizza il sindaco di giunta, e quindi la giunta autorizza il sindaco in questa eventualità a ritirare il ricorso. Spero di essere stato sufficientemente esaustivo, ci sono degli ulteriori chiarimenti, delle ulteriori informazioni.